A tale quale show Sanremo, con una lacrima sul viso, Bobby Solo. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose. Dopo tanti, tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso mi ha svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Ma come me non provavi mai il coraggio di dire. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore, che sia vera in questo istante per me che non amo che te. Capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non provavi mai il coraggio di dire. Ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore, che sia vera in questo istante per me che non amo che te, che te, che te possino. Bravo! Guarda. Standing ovation, cioè neanche richiesta, standing ovation spontanea, 4 su 4, due le note che ho preso, 4 su 4. Basta, se capisce che è falso, dai. Se, dopo quelli di prima, si è capito che è amicizia e basta. Vieni. Tutto. Allora, voglio iniziare da Malgioglio, guarda. No. Io penso che domani mattina Bobby Solo ti va a denunciare. Sicuramente. Aspetta, se, vieni. No, un attimo. Aspetta. Ah, ti spogli. Vuoi la giacca come la mia, quella no? Che succede? Ma non lo so, adesso vediamo. Mi vuoi portare ad altare? C'è un messaggio. C'è un messaggio. Vieni. C'è un messaggio. Un messaggio nel cuore. No. No. No, solo la camicia. Solo la camicia. 5. Non curioso cosa 5, hai inventato. No. Né tale né quale. Oh. Insegno 5. Stupendo. Più che Bobby Solo, sinceramente mi sembra... Carlo, più che Bobby Solo, mi sembrava Alberto Sordi a tratti. Alberto Sordi? No, sì. Il trucco però è stato, ringraziamente. Devo farti i complimenti, Cinzia, perché Daniele, sei un bravo attore. È vero. Un doppiatore meraviglioso. Grazie. Voglio dirti una cosa qua, sì, in anteprima. Io forse farò un film molto importante. Vuoi essere doppiato da Pino? Vorrei essere doppiato da Pino. Fammi vedere come sta la mia voce su però di te. Sai cos'è? Facciamo la prova. Aspetta un attimo. Tu muovi solo la bocca. Signore e signori, benvenuti a tale quale show. Tre, non parlare, ovviamente, solo la bocca. 3, 2, 1. Signore e signori, benvenuti a tale quale show. Ma questa è molto maschile voce. Ma è una voce maschile. Ma che vuoi che ti faccia la voce? Ma sì, vabbè, faccio, ma la deve fare la diversità. Guarda avanti. Maggi, guarda avanti, la telecamera. Ecco, pronti? 3, 2,
Uno. Signore e signori, buonasera e benvenuti a Tale Quale Show! Benelita! Dopo che averlo fatto con Will Smith a Sanremo, abbiamo fatto qua. Esatto. Oddio! Allora, andiamo da Pupo, Enzo. Pupo, devo darti una dritta. Dimmi, dimmi. Questa canzone sì. L'hanno scritta perché tua moglie ha pianto quando ha scoperto che sei sposato. Scusa Enzo, è un piacere della battuta. È da prima che me la sono preparata. Lo so, ti capisci. No, no, beh, apprezzabile la sua ironia, il suo senso dello spettacolo. Perfetto, una performance perfetta, grazie. Chiaramente inquietante, ma perfetta. Ah, ecco. Oggi. Ma io... Cioè... Quattro. No. Il mignolo che non ti si muove più come prima. No. Dall'anello. No. Le mani, perché è così. Mai fatto... No, è così, va bene, no? Sì, io perfetto, non mi deludere. Non mi deludere. Come non mi deludere? Scusa, magari. No, mai non... potrei. Sembra Ben Hill un po'. Ben Hill. Ma una volta tanto posso assomigliare a quello che fa. Guarda che Cinzia e Daniele sono state brave. Gli assomiglio un po' a Bobby. Ma dove? Assai. Ti sta zitta. No. Giorgio, sentiamo la parola, Giorgio. Giorgio, no, ti ricordo che lavoriamo insieme da 30 anni. Tu sembri più Fabio Caressa come... No, no, ma gli assomigli. No. Non l'hai beccato io già, mai. Carlo. Devo dire una cosa, no, guarda. Dimmi, grazie. Io più che una lacrima sul viso mi è venuto il latte ai ginocchi. Sentire. Giorgio, tu lo sai che poi ci incontriamo dietro. Ci incontriamo spesso. Esatto, perché rovina sta amicizia? No, io volevo dirti che io ho questa palla che mi pesa, che voi non ve lo potete neanche immaginare. Dopo che ho cantato io di là, gente. Guarda. Io esco un attimo a rimettermi. Sì, va bene. Vai, vai. Grazie. Il segno.